Affila Utensili in Natisone presenta Bettina in Cucina, lavorazione e vendita di utensili da taglio in genere. Affila Utensili in Natisone, a Leproso di Premariaco, quando tagliare non è separare ma creare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la ricetta. Oggi puntata particolare, mi trovo in mezzo a tantissime cucine nello showroom dell'Arredo Più di Gemona per scegliere quella che farà da mia postazione per proporvi due ricette. E quindi sono pronta per cominciare. Ed eccomi in una postazione fantastica, in una cucina veramente ampia, accogliente, perché quando faccio le puntate da casa mia così non è, comoda con tutti i comfort necessari. Girando e arrivando qui mi sono sentita proprio nel mio mondo, chiaramente. Oggi vi presento, accompagnata dal pubblico che ha voluto seguirmi in questa avventura un po' particolare, in quanto appunto l'Arredo Più ha creato un evento per questa puntata di Bettina in Cucina, invitando i miei fans che sono venuti per seguire ecco, la puntata. Oggi presenterò due ricette, la prima dei calzones ripieni con patate e cotechino, e la seconda, una lonza di maiale con radicchio, speck e fettine d'arancia. Beh, insomma, un'idea anche per le feste che arrivano. Quindi iniziamo subito con la prima ricetta. Per i calzones serve della farina, dell'acqua, il cotechino e le patate. Le mettiamo a bollire il cotechino. Ecco. E intanto inizio a preparare l'impasto per i calzones. Quindi mettiamo un po' di farina, un po' di acqua e aggiungiamo anche un goccino d'olio in modo che l'impasto poi riesca ad essere più morbido. Ecco, ottenuto l'impasto omogeneo, lo mettiamo momentaneamente da parte e sbucciamo le patate. Ecco che ho già fatto bollire. Ed ora anche estraiamo il cotechino e togliamo la buccia. Ecco, a questo punto possiamo sminuzzare la patata e ci mettiamo dentro i pezzettini, ecco, di cotechino. Aiutata da Mario, sentiamo cosa ne pensa una signora che è qui presente all'Arredo Più oggi per questo show cooking. Sembra una cosa, sì, buona, insomma, da fare, ecco. La rifarà, signora? La rifarà senz'altro. Benissimo. Allora, a questo punto siamo pronti per tirare la pasta in modo che sia abbastanza sottile, ma non troppo, in modo che non si rompa. Una volta stesa la pasta, possiamo prendere un qualunque bicchiere e fare, ecco, dei cerchietti per creare poi i nostri calzones e possiamo quindi farcirli. Diciamo che per un piatto soddisfacente possiamo farne 4, ecco. 5 dicono? Sì, beh, poi dipende dalla fame sempre. A questo punto li copriamo. Quindi ecco qua il primo, quindi schiacciamo bene con le dita intorno una bella cupoletta. E gli si dà poi, ecco, la forma finale, ad esempio facendo delle cappette, così pizzicando tutto intorno, quindi a creare può essere, beh, piccolo sole. Oh, Mario, intervista la signora? Alberta. Signora Alberta, vorrà assaggiare questi calzones? Certamente, fatti da lei poi. Oh, ecco, ma poi li proverà a casa. Certamente. A questo punto li mettiamo in acqua bollente salata. Adesso bisogna fondere il burro. Oh, vediamo con questa piastra. Mario, vienimi in aiuto. Noi non siamo bravi come te, allora ci facciamo aiutare dalla tecnologia. Ah, ecco. Dunque, quindi solo appoggiando la pentola in automatico si accende. Sì. E poi hai il cursore per quanto riguarda eventualmente la potenza. Dovremmo esserci. Mettiamo a questo punto un po' di burro a fondere. Quando vedete che i calzones sono a galla, vengono scolati ed eccoli nel nostro piatto. Quindi a questo punto non facciamo altro che mettere il burro fuso, poi una grattugiata di ricotta affumicata e per finire proprio una spolveratina di cannella. Ok?
Cosa ne pensa il signor? Io mi chiamo Claudio. La ricotta sicuramente è bellissima, messa sopra come noi facciamo in Carnia, come facciamo il burro fuso. Sicuramente il ripieno da noi è diverso, logicamente, come lei l'ha voluto rivisitare, perché è rivisitato ed è una cosa particolare nuova, che potrebbe andare anche bene. Un attimo di pausa prima di riprendere con la seconda ricetta. Ora mi sono spostata in un'altra zona dello showroom dell'Arredo Più, dove si sta svolgendo il buffet e che gratifica tutti gli ospiti che oggi sono venuti a seguire la puntata di Bettina in Cucina. E mi trovo con il signor Enzo, uno dei validissimi collaboratori dell'Arredo Più. E avete avuto una bella idea e vi ringrazio per aver creato questo evento di Bettina in Cucina, quindi le persone hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo come si registra una puntata. Voi avete veramente tante attività, tante iniziative. Sì, certo, noi abbiamo visto i suoi programmi, quindi ci siamo attenuti a quello che è un attimino la fase del tenere il cliente vicino, e in cucina è sempre. Noi vendiamo cucine, quindi Bettina in Cucina è con noi. Io vi ringrazio perché è proprio una bella occasione sia per me che per il pubblico, per i miei fans. Spero che sia una cosa riuscita e nel futuro di farne ancora di queste riunioni. Ecco, mi sono riappropriata della mia postazione in questa splendida cucina dell'Arredo Più per la seconda ricetta. Si tratta di una lonza di maiale ripiena con dello speck, della salsa di radicchio e una fettina di arancia. Anche questa è una ricetta molto molto semplice, però interessante. Quindi prendiamo un pezzo di queste dimensioni e cominciamo ad inciderlo, ecco, come se facessimo delle fettine, ma senza tagliare fino in fondo, in modo che poi il pezzo rimanga intero. A questo punto prendiamo la salsa di radicchio e la mettiamo all'interno, ecco, delle varie fettine, non tantissima perché sennò fuori esce. Allora, per fare la salsa di radicchio o l'acquistate già pronta, che è molto più semplice, oppure in padella fate rosolare un po' di cipolla, sminuzzate il radicchio e ci mettete un goccino di aceto balsamico finché diventa bella, ecco, morbida. A questo punto prendiamo lo speck e le fettine di radicchio, arrotoliamo e inseriamo all'interno di ogni fetta lo speck e il radicchio. Si può anche fare alternato da una parte e dall'altra. A questo punto non ci resta che legarlo. Allora, prima partiamo dal centro, ecco, non molto stretto, e poi ai due lati. E per finire facciamo anche una legatura centrale un po' morbida, ecco. Prendiamo una pirofila, un po' di carta forno, un pochettino di olio sul fondo, adagiamo la nostra lonza e poi anche con un po' di olio sopra lo saliamo. Prima di infornarlo tagliamo l'arancia, ecco, in un po' di fettine tagliate poi a loro volta a metà, e le inseriamo, ecco. Non bisogna farlo prima perché poi stringendo l'arancia sì, fuoriuscirebbe, quindi è meglio inserirlo alla fine, anche perché poi decidete come poterla rendere, insomma, un po' visibile, anche perché sia un po' coreografico, ecco. Per infornare mi serve Mario. Ecco qui. Bene, allora lo posizioniamo all'interno e poi selezioniamo il nostro programma di cottura. Bene, perché mi trovo benissimo in questa cucina con gli spazi, ma ci vuole il tecnico. Facciamo partire. Via. Via. 190 gradi per circa un'ora. Intanto che attendiamo il tempo di cottura, sentiamo una signora qui presente all'Arredo Più. E le ho dato un'idea per il pranzo di Natale? Senz'altro, guardi, io sono a pranzo da mia figlia
però porterò qualcosa e voglio provare a fare questo arrosto. Ha una cucina comoda come questa lei? No, assolutamente, molto molto più piccola. L'arrosto è uscito dal forno, togliamo lo spago e siamo pronti per servire il nostro arrosto. Tagliamo le fettine in questo modo, in modo che si veda il ripieno. Quindi seguiamo le incisioni che abbiamo fatto quando era crudo. Bene, beh, diciamo che per una porzione soddisfacente ne possiamo mettere un paio. Ecco, si vede tutta la fettina di arancio e poi possiamo guarnire con un po' di aceto balsamico all'arancio. Pronto. E ritrovo Mario, ciao, responsabile dell'Arredo Più, che per questo evento si è dato molto da fare, ma mi pare che sia riuscito. È riuscito in maniera eccezionale, è partito tutto in sordina e poi stasera, dico veramente, verso all'inizio della serata, quando ho visto arrivare tantissima gente, è stata una cosa piacevolissima. Mi ha fatto molto piacere avere tanti clienti, tanti amici, tanti fans della Bettina che ci hanno raggiunto e può essere l'inizio di un qualcosa che verrà. Aspettateci qualcosa per il futuro. Bene, bene, poi io qua mi sento proprio a casa in mezzo a tutte queste bellissime cucine. Oh, è il mio mondo. Sì, il tuo mondo sicuramente. Spero di aver creato un ambiente piacevole, come lo staff si è messo a disposizione, e spero di riaverti qua presto, insomma. Oh, con piacere. Siamo arrivati alla conclusione di questa particolare puntata. Io ringrazio il responsabile dell'Arredo Più, Mario Bizzi, e anche il valido collaboratore Enzo per l'accoglienza, per avermi fatta cucinare in questa stupenda, ampia e confortevole cucina. Ringrazio anche tutti gli ospiti che hanno voluto assistere a questa puntata speciale. Se volete rivederla, vi potrete collegare la settimana prossima, lunedì alle ore 12 o venerdì alle 13.45. Cin cin all'Arredo Più e a tutti i clienti. A Filo Utensili Natisone ha presentato Bettina in cucina, lavorazione e vendita di utensili da taglio in genere. A Filo Utensili Natisone, a Leproso di Premariacco, quando tagliare non è separare ma creare.